Ebbene sì, finalmente non si parla di GTA 6 a stacco di cane, poiché Rockstar Games oggi, giorno 4 febbraio del 2022, è riuscita a dire che GTA 6 è in sviluppo. Incredibile, veramente una marea di applausi a Rockstar Games, che dopo ben 8 anni dall'uscita dell'ultimo capitolo della saga è riuscita a dire che GTA 6 è in sviluppo. Ma andiamo un attimino avanti piano piano, perché ci sono alcune cose della quale voglio parlare. Come sempre io però vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale, iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti che arriveranno, anche video news di GTA 6 finalmente forse ufficiali provenienti da Rockstar Games. Quindi iscrivetevi, commentate qui sotto facendomi sapere cosa ne pensate di questa notizia. Allora andiamo subito a vedere cosa ci scrive Rockstar Games in merito alla nuova versione di GTA 5 per PS5 ed Xbox Series X, poiché sono arrivate parecchie novità. Con la community di GTA 5 più forte che mai, Grand Theft Auto 5 e Grand Theft Auto Online arriveranno sulle piattaforme PlayStation 5 ed Xbox Series X ed S il prossimo 15 marzo, portando l'esperienza open world di successo ai giocatori con l'hardware più recente. Apprezziamo sinceramente il supporto dell'intera community nel corso degli anni, poiché il gioco ora si dirige verso una terza generazione di console senza precedenti. Come darghi torto, credo sia il primo gioco che arriva su tre piattaforme diverse, incredibile. Grand Theft Auto 5 e GTA Online per PlayStation 5 ed Xbox Series X ed S presentano nuove modalità grafiche con risoluzione fino a 4K, 60 fotogrammi al secondo, miglioramenti delle texture e della distanza di visualizzazione, opzioni HDR e ray tracing, oltre a offrire i progressi tecnici dell'ultima generazione di console, con tempi di caricamento più rapidi, audio 3D coinvolgente, funzionalità specifiche della piattaforma come il feedback tattile avanzato e molto altro. Quindi in buona sostanza Grand Theft Auto 5 e GTA Online, a quanto pare potremmo scegliere se tenere alte le prestazioni oppure la risoluzione, quindi 4K o 60 fotogrammi. Però una cosa che mi stupisce è il fatto che ci sarà il ray tracing, cosa che non abbiamo assolutissimamente visto nell'ultimo trailer di Grand Theft Auto 5, non so se ve lo ricordate. Quindi boh, che tutto questo tempo in realtà sia servito per sistemarlo, magari hanno capito che dovevano fare molto di più grazie a tutti i dislike che hanno preso. Probabile. E a quanto pare poi su PlayStation 5 in particolare avremo il feedback aptico e probabilmente anche i trigger adattivi, poiché quella roba lì è esclusiva di PlayStation 5 e non di Xbox. I giocatori di PS4 ed Xbox One, desiderosi di continuare il loro viaggio sull'hardware di nuova generazione, potranno trasferire sia i loro progressi nella modalità storia di GTA 5 che i loro attuali personaggi e progressi di GTA Online su PS5 ed Xbox Series X, con una migrazione una tantum a lanciare. Quindi è stato confermato il passaggio dell'account, potremmo trasferire i nostri dati di GTA Online da PS4 a PS5, a quanto pare una volta ogni tanto ci sarà la possibilità di trasferirsi gli account. Non ho capito il perché una volta ogni tanto, ma va bene. Cosa molto interessante però è che si potranno trasferire anche i salvataggi della storia. È veramente un qualcosa di incredibile. Cioè non credevo onestamente si potessero trasferire anche i dati della storia, ma a quanto pare sì. Inoltre una nuova versione standalone di GTA Online per PlayStation 5 ed Xbox Series X debutterà al lancio, disponibile gratuitamente per i primi 3 mesi per i giocatori di PlayStation 5, rendendo più facile che mai per i nuovi giocatori provare tutto GTA Online. Quindi per i primi 3 mesi su PlayStation 5 potrete riscattare GTA Online standalone gratuitamente. Fantastico. Poi qui ci scrivono anche che le versioni PS5 ed Xbox di GTA Online includono anche il nuovo negozio di auto, AO Special Works, situato all'interno dello Santos Car Meet, che consentirà ai giocatori di aggiornare veicoli selezionati, 5 nuovi veicoli e 5 veicoli esistenti al lancio. Per l'Elite prestazioni di guida che sfruttano appieno la potenza potenziata del nuovo hardware della console. Quindi avremo un nuovo negozio che venderà delle nuove auto nella quale potremmo modificare anche le auto. Interessante. E qui arriviamo finalmente all'annuncio di GTA 6, o almeno all'annuncio dello sviluppo di GTA 6. Qual è il prossimo? Con la longevità senza precedenti di GTA 5, sappiamo che molti di voi ci hanno chiesto informazioni su una nuova new entry nella serie Grand Theft Auto. Con ogni nuovo progetto che intraprendiamo, il nostro obiettivo è sempre quello di andare significativamente oltre ciò che abbiamo consegnato in precedenza, e siamo lieti di confermare che lo sviluppo attivo per il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto è ben avviato. Non vediamo l'ora di condividere altro non appena saremo pronti, quindi resta sintonizzato sul Newswire di Rockstar
Rockstar per i dettagli ufficiali. Quindi ragazzi, in buona sostanza, oltre ad aver ricevuto queste notizie in merito a GTA 5 per PS5, che comunque sono molto importanti, quello che fa di più è l'annuncio di GTA 6. Non è stato scritto proprio GTA 6, attenzione, però c'è scritto per il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto, quindi per forza è GTA 6. Quindi ragazzi, il progetto GTA 6 è ben avviato, adesso si dà il via alle danze. Rockstar ha detto che GTA 6 esiste, probabilmente nel corso del 2022, mi viene da pensare, potremmo ricevere qualche nuova notizia in merito. Magari anche un semplice logo, per dirvi. Quindi veramente, ma veramente wow, fantastico. Finalmente ce l'abbiamo fatta, grandissima Rockstar Games. E niente, questo è quanto ragazzi, un video super rapido, molto veloce. Spero di essere stato chiaro. Lo devo editare e cacciarvelo il prima possibile, ecco. Quindi sì, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Fatemi sapere quanto a sto punto avremo nuove novità in merito a GTA 6 secondo voi. Quindi come sempre io vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale. Iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti che arriveranno su questo canale. Commentate, condividete e noi ci rivediamo con un prossimo video. Bella raga!